vi ringrazio per avermi invitato. Cercherò di illustrarvi la situazione per quanto mi sarà possibile, sperando di riuscire a trasmettervi conoscenza. Scusa, non puoi metterti là perché ti impedisce la visuale a tutti quanti. Questa è un'immagine della rotta del campo nel 1992. E quindi io, essendo idraulico, parlerò con voi di alluvioni, fatto che voi avete subito sulla vostra pelle circa 2 anni fa. È un fenomeno, quello delle alluvioni, dal quale bisogna evidentemente difendersi, ma io penso che sia anche importante saper convivere con le alluvioni. Perché non sempre potremmo essere nelle condizioni di fronteggiare con le opere queste situazioni. La piena è dietro l'angolo e potrebbe ghermirci come questo bastone nero fa con i topolini verdi. Purtroppo così è. E rispetto a questi pericoli una sicurezza in senso assoluto non esiste. Se noi guardiamo alla regione del Veneto, quindi anche a queste zone, diciamo che i problemi che si riscontrano sono legati da una parte a insufficienza della cosiddetta rete idraulica minore, e questo è, e questa è una conseguenza della modificazione della risposta idrologica del territorio. Modificazioni alle quali l'uomo ha concorso con un buon contributo, soprattutto negli ultimi decenni. E poi c'è un problema di quella che potremmo chiamare la rete idrografica principale, dei fiumi più importanti, e qui spesso, e anche in queste zone è così, i problemi nascono anche da scelte del passato, di un passato a volte molto lontano, in altri casi più vicino a noi. Se noi guardiamo ai problemi della rete idrografica minore, queste sono immagini che si riferiscono a un comune vicino a Padova, Campo San Piero, e beh, questi problemi sono appunto determinati dalla insufficienza della rete idraulica secondaria. Insufficienza rispetto alla quale, quando questi fatti capitano, ahimè, si sentono posizioni che non sono proprio condivisibili fino in fondo, perché si invocano gli effetti dei cambiamenti climatici, oggi è molto di moda, anzi direi che è quasi obbligatorio ogni volta che capita una situazione come queste che avete visto in quelle immagini, è obbligatorio invocare gli effetti dei cambiamenti climatici e ovviamente il ruolo dell'uomo su questi effetti. Ma appunto un altro effetto invocato, l'effetto serra. Io penso invece che cercare queste spiegazioni invocando fenomeni che sicuramente incidono, ma che non sono i soli, bisognerebbe fare un esame di coscienza e domandarsi se invece che considerarci vittime di un destino crudele, quello che ci capita non sia anche determinato dal nostro comportamento attuale e del passato, perché dobbiamo dire con molta franchezza che abbiamo occupato il territorio, e questa è la parola giusta, senza la dovuta sapienza. Ora, se noi guardiamo ai problemi della rete idraulica minore, sicuramente un ruolo negativo l'ha avuto la urbanizzazione selvaggia del territorio, così si può dire, perché abbiamo espanso le nostre sedi residenziali, abbiamo espanso i centri produttivi, abbiamo realizzato infrastrutture importanti sul territorio senza molto preoccuparci delle conseguenze che sarebbero derivate da queste attività. Qui vedete un'immagine di San Donà, ma anche qua
invece che San Donato potevo mettere San Bonifacio oppure Soave, sarebbe stata la stessa cosa. Qui vediamo su questa fotografia aerea della, fatta dagli americani nel 1954, il primo volo aereo sull'Italia, vediamo la zona occupata dal centro di San Donato, l'importante centro della provincia di Venezia. E qui di fianco invece vediamo l'attuale estensione del centro di San Donato, è quell'area occupata dalle, da questa linea gialla che circonda l'abitato. Se noi sovrapponiamo qui l'estensione di San Donato nel 1954, io credo che l'immagine non abbia bisogno di commenti. E in definitiva, quello che noi osserviamo come conseguenza di questa occupazione del territorio, che cos'è? Una modificazione importante della risposta idrologica del territorio agli impulsi pluviometrici. A parità di pioggia noi abbiamo una risposta più intensa, abbiamo che le acque si trasformano in portata in tempi molto più ridotti e quindi in sostanza abbiamo un aggravamento della risposta idrologica del territorio. E però questo non è il solo effetto che noi dobbiamo ricercare nella, in questo atteggiamento dell'uomo verso il territorio, molto sconsiderato secondo il mio punto di vista, perché quello che noi abbiamo aggiunto a tutto questo sono gravi errori nella pianificazione dell'uso del territorio, perché abbiamo scelto anche oltretutto di insediarci in zone che erano chiaramente pericolose dal punto di vista idraulico. Poi diciamo che abbiamo agito e operato senza nessuna cultura idraulica da questo punto di vista. Siamo stati nel nostro comportamento molto peggiori di quanto fecero i nostri padri e i nostri nonni. Nonostante viviamo in un tempo in cui invece le conoscenze sono progredite di molto in questo campo. E poi abbiamo aggravato la situazione perché abbiamo perso la cultura della manutenzione delle opere. Nessuna opera dell'uomo esiste, sussiste e conserva la sua efficacia in termini di risultati se non viene mantenuta. Da molti decenni ormai il concetto della manutenzione sembra essere sparito, addirittura è sparito dai capitoli di spesa, no? Il che è molto grave. Questo per la rete idraulica minore, dove quindi l'uomo ha responsabilità molto rilevanti e anche in alcuni casi determinanti. Queste sono le responsabilità che dobbiamo attribuire a noi stessi, non a quelli che ci hanno preceduto, perché tutto sommato questi sono più capitati, diciamo in modo molto evidente, a partire dagli anni 60 del secolo passato. E con il progredire degli anni abbiamo sempre peggiorato queste situazioni, senza mai prestare attenzione. Poi ci sono problemi della rete idraulica principale, perché il Veneto, per la sua struttura idrografica, è, diciamo, da questo punto di vista una regione particolarmente problematica. La pericolosità però dei grandi fiumi è stata anche qui accresciuta dall'uomo, questa volta da interventi che sono stati eseguiti magari in un passato anche lontano e che hanno comportato un sottodimensionamento delle sezioni dei fiumi rispetto alle massime portate che possono arrivare da monte. Poi abbiamo anche agito in senso negativo, eccedendo nella utilizzazione delle risorse idrauliche, e questo non comporta soltanto un fatto evidente, non vedere più l'acqua scorrere nei nostri fiumi, ma comporta anche conseguenze negative sull'evoluzione morfologica degli alvei dei nostri fiumi, così che quando questi alvei fossero impegnati da piedi importanti
le sezioni sono del tutto inadeguate per far fronte alle condizioni più gravi. Poi abbiamo occupato aree che sono di stretta pertinenza fondiale, parliamoci chiaro, qui potremmo fare un elenco lungo tutta la sera e far vedere immagini di aree che appartengono al fiume, avrebbero dovuto restare a disposizione del fiume, invece noi siamo entrati, ci abbiamo costruito strade, autostrade e anche insediamenti abitati o produttivi. Qui vicino voi avete un'importante struttura viaria, l'autostrada. Fatta bene o fatta male? L'avete sperimentato direttamente nel 2010 e io non ho commenti da fare. Diciamo, fatta senza prestare grande attenzione ai problemi idraulici dell'area attraversata dall'autostrada. Ora, vi volevo far vedere qualche esempio, no? Sono esempi storici, famosi. Qui vediamo cos'è successo del Brenta Bacchiglione ad opera della Repubblica di Venezia, che è ritenuta maestra nella gestione delle acque, ma bisognerebbe dire maestra nella gestione delle acque che riguardavano la sua laguna. Poco maestra invece con riferimento alle condizioni che hanno determinato sul territorio circostante che è stato gravemente penalizzato dalle opere realizzate dalla Repubblica. Qui vedete lo sbocco in laguna del Brenta, dopo che i padovani nella seconda metà del XII secolo avevano attivato un ramo che portava il Brenta a sfociare a Fusina, dopo aver invano tentato di neutralizzare le conseguenze del Brenta sulla laguna a partire dal 1300 fino al 1500, i veneziani arrivarono alla decisione di costruire una nuova inalveazione e di spostare la foce di questo grande fiume a conche, di fronte a Chioggia. E poi, per le conseguenze determinate da questo spostamento, presero la decisione di portare la foce del fiume a Brodolo, dove oggi si vede. Ci sono interventi che rapportati al tempo in cui furono eseguiti devono essere giudicati colossali, ma non è stato solo questo, anche su Piave i veneziani hanno agito, perché a un certo momento per allontanare le torbide del Piave che scorreva in questa posizione dalla laguna di Venezia decisero di realizzare un taglio dritto da San Donà fino alla laguna di Eraclea, spostando la foce del Piave da Jeso, sostanzialmente Jeso Lido, dove un tempo sfociava, a non tanto a Corte d'Azzo quanto addirittura a Porto Santa Margherita, ancora più a nord, poi il fiume Umpe e si stabilì a Corte d'Azzo. Certamente questo intervento fu a sua volta intervento che è alla base dell'insufficienza grave che il fiume Piave presenta in tutto il tratto che va da San Donà alla foce. Ma questo è un esempio che riguarda voi, perché grandi interventi e interventi meno importanti, questo è l'intervento, qui vediamo come scorreva il torrente Tramigna che confluiva nell'Alpone ben a valle di San Bonifacio, mentre adesso va dentro nell'Alpone a monte di San Bonifacio, creando i problemi che credo siano noti a voi più che a me. Scelta improvvida, probabilmente dettata dall'esigenza di rendere franche dalle acque queste terre. La grande alluvione del 66 improvvisamente portò all'attenzione di tutti i veneti la situazione gravissima della regione dal punto di vista della difesa idraulica. Si è parlato di questa alluvione anche a commento di quello che capitò due anni fa, ma diciamo che i commenti che io ho sentito non sono condivisibili. Quella piena del 1966 fu una piena davvero straordinaria, quella sì degna di questo nome.
ci furono precipitazioni in tutta la regione di particolare intensità. Io sono bellunese, anzi sono dell'Alpago, e nella zona dell'Alpago in 36 ore allora caddero 700 mm d'acqua, mentre nell'arco di un anno ne cadono 1500 mm. E quindi quella fu una piena davvero importante, la massima mai registrata fino ad allora e anche ad oggi su tutti i fiumi veneti. Qui vediamo un elenco dei più importanti fiumi del Veneto, vediamo in blu il valore della portata stimata per quella piena e in rosso invece vediamo riportato a fianco la portata che il fiume può convogliare verso il mare in condizioni di sicurezza. Il tagliamento a Pizzano fu capace di 5.000 metri cubi secondo, mentre a valle del suo diversivo cavrato ne possono andare a più 1.600. In Livenza, a Motta di Livenza, 1.500 metri cubi secondo, quando il fiume non ne può contenere più di 1.200. In Chiave Nervesa, quasi 5.000 metri cubi secondo, ma a valle di Ponte di Piave e quindi a valle di San Donato non ne possono andare più di 3.000. Il Brenta a Bassano 2.700 metri cubi secondo, ma all'altezza di Padova ne possono passare 1.600. Il Bacchiglione a Padova 650 metri cubi secondo, perché ruppe a Bolzano Vicentino facendo uscire 40 milioni di metri cubi d'acqua e quindi in qualche modo salvando Padova da una piena che altrimenti avrebbe raggiunto e superato i 900 metri cubi secondo. Ma a Valle di Padova e Bacchiglione non può portare più di 500 metri cubi secondo. L'unico fiume che si salvò, o meglio, che salvò il territorio circostante in quell'occasione fu l'Adige. E questo accadde solo perché due anni prima, nel 1964, fu completata una grande opera idraulica, forse l'ultima grande opera idraulica realizzata qui nella nostra regione. La galleria Moritoccole, capace di spolmare in Adige, in Garda, 500 metri cubi secondo, e mentre Trento fu sconvolto da questa piena, Verona si salvò, la Bassa Veronese si salvò ovviamente anche il Polesine. E questa è la realtà del nostro territorio rispetto ai grandi fiumi. Dopo quella grande piena fu istituita una famosa commissione, la Commissione De Manti, che tutti citano, ma secondo me della quale pochi sanno di che cosa effettivamente questa commissione si è occupata, e soprattutto pochi si sono dati la briga di leggere i 5 volumi degli atti che riassumono i lavori di questa commissione. Non si può dire che non fossero noti, perché la relazione della Commissione De Marchi fu consegnata al Parlamento italiano nel marzo del 1970 e gli atti furono pubblicati nel 1974. E quindi quanto fu accertato da quella commissione e soprattutto le indicazioni di quella commissione dovevano essere noti quantomeno a chi assume il ruolo di guida e di governo di questa nazione. E invece dobbiamo dire che dopo quel lavoro incredibile fatto da questi professori che facevano parte della Commissione De Magli, nonostante fossero state indicate con chiarezza le opere da realizzare per porre in sicurezza i più importanti fiumi della nostra regione, niente è stato fatto. Che cosa indicò la Commissione De Marchi? Innanzitutto indicò che era improponibile continuare una politica di difesa del tipo di quella attuata fino ad allora, rialzare costantemente le arginature per cercare di rendere gli alvei capaci di portare a valle le piene che li impegnavano. Questa era una politica che fu adottata a lungo negli anni antecedenti, dopo la famosa piena del settembre 1882 fino agli anni 50, rialzo progressivo delle arginature per poterle rendere capaci di contenere le massime quote idrometriche. E quello che qui è l'esempio del Borzone in definitiva. Vedete, questi arginelli erano
esistenti nell'Ottocento e noi li abbiamo alzati fino a portarli a questa grande struttura che ancora è in crisi di fronte alle massime piene che possono interessare a questo sistema idrografico. La Commissione De Marchi disse che in questa direzione non si doveva più procedere, ma che era necessario intraprendere una politica diversa, e cioè realizzare, ovviamente dove fosse possibile e a monte, invasi per la trattenuta temporanea dei colmi di piena, in modo che a valle, nelle zone più critiche, andassero portate decisamente inferiori a quelle che si presentavano nel bacino montano. Indicò anche una serie di invasi importanti, grandi opere, queste qua, veramente grandi opere. Furono individuati nel caso del Veneto 8 invasi. Questi 8 invasi ne è stato realizzato uno solo, quello di Lavedis, che è qui sul Cellina, affluente del Meduna, affluente del Livenza. E questo invaso, io non voglio essere maligno, ma è stato realizzato solo perché c'era l'interesse non soltanto per la difesa delle piene, ma anche un interesse per la produzione di energia elettrica, ma anche un interesse per usare a scopo irriguo le acque del fiume, del torrente del Cellino. Se non ci fossero state queste prospettive, anche questo serbatoio non sarebbe stato realizzato. E purtroppo, nonostante la presenza di questo serbatoio, nel novembre del 2010 Motta di Livenza ha seriamente corso il rischio di essere nuovamente allagata da Livenza. È chiaro perché questo è capitato, non voglio soffermarmi su questa questione, però io direi che l'attenzione dovrebbe essere anche attirata sulla gestione che poi viene fatta di queste strutture, che non è sempre la migliore possibile. E poi apparve evidente alla Commissione che, contrariamente a quanto dicevano in molti, i serbatoi realizzati nel passato nei bacini montani dei nostri fiumi erano assolutamente inadatte ad esercitare questo ruolo di laminazione delle piene. Erano inadatti strutturalmente perché non dotati di scarichi adeguati rispetto a questa funzione. E quindi in definitiva il suggerimento della Commissione era quello di individuare posizioni in cui fosse possibile costruire invasi ad esclusivo uso di piena, in modo che non ci fossero contrapposizioni tra opposte esigenze. Non era nuova questa politica, perché il magistrato alle acque negli anni 20 realizzò due interventi, uno piccolino che è questo, il bacino dell'Anconetta sul canale Santa Caterina, che appartiene al sistema del Gorzone, e un altro molto più importante qui vicino a voi, il famoso serbatoio di Montebello Vicentino, che fu realizzato nel 1927 e che diede un importante contributo alla salvaguardia del territorio sottostante a partire da quegli anni. L'alluvione del novembre 2010, no? Io ho sentito tanti pronunciamenti su questo fatto, io credo che bisogna dare la corretta informazione, ed è inutile dire quello che si è sentito dire anche in quell'occasione. È stato un evento evidentemente importante, ma assolutamente non confrontabile con quello del novembre 66. Qui ne vediamo la giustificazione, qui vediamo la giustificazione di questa mia affermazione, perché vedete qui sono riportate le precipitazioni che sono cadute sulla pedemontana veneta a partire dal 31 ottobre per arrivare al 2 novembre, e questa è la cumulata di quelle precipitazioni. Se noi guardiamo da vicino in quest'area, nell'area vicina anche del Bacchiglione, ci sono state precipitazioni di un certo rilievo, no? Ma quello che appare evidente rispetto a quanto capitò nel 66 è che questi sono stati fatti locali, mentre nel 66 tutta la regione fu colpita in modo indiscriminato dalla piena.
Qui vediamo anche un confronto fra le precipitazioni cadute nel novembre 2010 in 3 giorni e nel novembre 1966 in 36 ore. Vediamo che nell'area pedemontana che è più vicina a voi e che interessava in modo particolare il bacino montano del Panchiglione, che è quello che vedete qui circondato, sì, le piogge hanno superato nei 3 giorni le piogge cadute nelle 36 ore nel 1966, ma le hanno superato di poco, perché vedete i valori massimi in eccedenza sono stati di 80 mm, non è un valore proiettivo, e quindi sicuramente la sollecitazione delle piogge del 2010 è stata anche in questo territorio, tutto sommato, non così drammaticamente più importante di quella del 66. Ma possiamo vederlo anche quantitativamente guardando qui alcune stazioni pluviografiche che sono in quest'area, e vedete qui sono riportate le precipitazioni capitate nel novembre 2010, ma se guardiamo la piena del 1992, le precipitazioni di quella situazione furono ben più gravi di quelle del novembre passato. Questo per dire che un po' certamente sono state le precipitazioni non così lievi a determinare la situazione, ma molto credo abbia contribuito lo stato generale degli alberi dei fiumi. Qui da voi questa è un'immagine tratta dal progetto degli ingegneranti, sono riportate le zone allagate, sono anche ubicate tutte le posizioni in cui ci sono stati sormonti e rotte dei fiumi che interessano più direttamente quest'area. Poi Monteforte è qua, e qui siete stati coinvolti evidentemente da questa situazione in modo anche pesante. Che cosa possiamo dire con riferimento alla vostra area? Beh, insomma, il sistema dell'Alpone è un sistema un po' complicato, no? Perché alle piene dell'Alpone concorre il Chiampo, cui bacino vedete qui evidenziato, verso est, poi concorre l'Altegà, concorre ovviamente l'Alpone vero e proprio, e concorre il torrente Tramino. Complessivamente si tratta di circa 286 km quadrati di bacino. No, non è un grandissimo bacino, ma non è neanche un bacino piccolo. E soprattutto quello che deve considerarsi è il carattere torrentizio di questo sistema, con il quale bisogna confrontarsi. Di che cosa è capace questo sistema dal punto di vista idraulico? Beh, noi lo possiamo oggi come oggi esaminare in modo abbastanza esaustivo, perché abbiamo a disposizione degli strumenti di tipo matematico che ci consentono da una parte di capire come si formano le piene, sia partendo dalle registrazioni pluviografiche, sia partendo, se si vuole, dalle previsioni meteorologiche. Questo è un passo importante che dovrebbe essere considerato. E poi siamo anche in grado, sempre attraverso la modellazione matematica, di seguire la propagazione di queste piene sul reticolo idrografico. E anche siamo in grado, se vogliamo, e se ci crediamo, di rappresentare come l'acqua che esondasse dal reticolo idrografico si propaga sul territorio circostante. Questo non è un fatto assolutamente poco importante, perché sapere, o meglio, interpretare questi fenomeni ci permette di individuare quali sono le zone idraulicamente più pericolose nel caso di insufficienza del sistema idraulico che le dovrebbe contenere. Quali sono le possibili portate di piena dell'Alpone? Attraverso questi modelli è possibile ricostruire
l'andamento delle portate, e lo si può fare in modo molto credibile, perché vedete in questi grafici riferiti al campo l'andamento della piena registrata, che è quella rappresentata dalla curva arancione, e l'andamento della piena calcolata attraverso questi modelli. Direi che si riuscirà praticamente a riprodurre con molta fedeltà quello che può capitare. Questo vale per l'alpone, che è il più importante dei tributari del sistema dell'alpone, ma vale anche per tutti gli altri torrenti, perché vedete qui sono ancora rappresentati gli andamenti a confronto tra valori misurati e valori calcolati per il campo, ma vediamo sotto la stessa simulazione riferita all'alpone. E poi ovviamente con il calcolo e il controllo in un solo punto per il terreno. In definitiva, che cosa si può dire? Che noi oggi siamo in grado di fare molto bene una valutazione delle possibili portate di piena che possono interessare un territorio, perché basta partire da un'elaborazione statistica delle precipitazioni che hanno interessato quel territorio nel passato e arrivare a individuare quali sono le portate massime che dovremmo fronteggiare. Nel caso del campo alpone a Degata Migna, della famosa piena del 2010, qui vedete le portate che hanno interessato il campo alpone da Degata e Tramigna in occasione di quella piena. No? Il campo ha sfiorato 160 metri al secondo, mentre l'alpone, che è quello che magari più mi interessa, 80 metri al secondo. Portate importanti, ma non così drammatiche. E queste invece sono le possibili piene calcolate partendo sempre dall'elaborazione statistica delle precipitazioni. E che cosa vediamo? In questo caso vediamo ciò che succederebbe se si presentasse un evento che ha una frequenza probabile di accadere di una volta ogni 20 anni, e nel caso del campo si sfiorano i 150 metri cubi secondo, mentre nel caso dell'alpone arriviamo al centinaio di metri cubi secondo. Quindi quello che è capitato nel 2010 confrontato con questi dati dice che sì, è stata una piena importante, ma non così drammaticamente importante. Se poi guardiamo la situazione, mi piace che qui ho sovrapposto, non è possibile vedere gli idrogrammi di piena, ma ve li commento io. Torniamo fuori un momento, vediamo di togliere. Vediamo qua, vedete, senza la tabellina sovrapposta, quello che possiamo vedere è che se passiamo a un evento un po' più grave con tempo di ritorno di 150 anni, le portate crescono un po' al di sopra dei valori che prima ho indicato, e se vediamo la tabellina che porta il confronto, quello che possiamo vedere è che nel caso del campo la piena ventennale ha una portata massima di 150 metri cubi secondo e la piena cinquantennale sale a circa 175 metri cubi secondo, mentre l'alpone passa dai 95 metri cubi secondo ai 110 metri cubi secondo. Quindi questa è la situazione degli eventi più gravi. Ovviamente portate minori per l'Aldegà e per il Tramigna, che hanno però anche superfici minori. Noi siamo anche in grado di individuare bene quali sono le quote idrometriche che si stabiliscono come conseguenza di questi fatti più gravi. Qui vedete rappresentato la situazione del territorio nell'area dell'alpone. Questo è l'alpone, questo è il campo, questo è Tramigna,
qui sta Soave, questo è il bacino di San Vito, no? E quello che noi vediamo in questo caso è la riproduzione attraverso il calcolo di quello che capita nella zona del Tramigna e soprattutto del bacino di San Vito quando il sistema fosse interessato dalle piene più importanti. In questo caso è la piena del 2010 senza però che ci siano rotte arginali, mentre voi siete stati anche colpiti da una rotta arginale. Dopo tutto questo la Regione ha istituito una commissione che si è occupata di questi problemi e che ha individuato una serie di interventi per tutto il bacino del Bacchiglione e anche per quest'area. E gli interventi individuati sono quelli che vedete qui elencati. No? Si tratta in buona sostanza di interventi che riprendono il concetto introdotto dalla Commissione De Marchi e che fornisce indirizzi per la difesa dalle piene, soprattutto attraverso la creazione di invasi da destinare alla laminazione delle piene, cioè al contenimento delle portate massime. Nel caso specifico, per quanto interessa a voi, l'ipotesi è ampliamento del serbatoio di Montebello Vicentino per poter scaricare in quel serbatoio una parte della piena del Chianto. Si parla di 2 milioni di metri cubi di invaso destinati a questo scopo. Poi la realizzazione dell'invaso di San Vito, regolato, la realizzazione sul lattone dell'invaso della Colombaretta e la realizzazione di un piccolo invaso sul Tramigna immediatamente a valle di Soave. Queste sono le opere che il piano, le opere più importanti che assieme ad altre opere minori il piano individua per la difesa dalle piene. Che cosa dire? Effettivamente se fossero realizzate queste opere il problema sarebbe in qualche modo quel problema che avete vissuto nel 2010 sarebbe in qualche modo risolto. Vediamo un po' più nello specifico che cosa più direttamente può interessare voi. Questo è il progetto preliminare già realizzato degli itineranti sull'invaso della Colombaretta che vediamo qui rappresentato in questa coreografia. Vediamo meglio nel dettaglio, questa è Monteforte e se noi guardiamo questa fotografia aerea vediamo come si dispone l'invaso e qui in destra dell'alpone un'area che non è interessata da edificazione e che verrebbe suddivisa in due parti per creare due vasche contigue. Questo si rende necessario data la pendenza del territorio per poter invasare senza grandi opere, senza opere di grandi altezze, il volume necessario. Qual è il volume previsto? È circa 900.000 metri cubi, è un volume relativamente modesto rispetto ad altri interventi e questo sarebbe il beneficio che secondo gli itineranti si potrebbe trarre dalla presenza di quest'opera. Che cosa vediamo? Ma vediamo che per esempio una piena che sfiora i 115 metri cubi secondo, quindi all'incirca una piena cinquantenaria, sarebbe laminata per 45 metri cubi secondo e ridurrebbe la portata massima quindi dell'alpone a valori più credibili intorno ai 70 metri cubi secondo con quel volume che vi ho indicato. L'altro intervento, forse un po' più complicato questo, è quello che riguarda la cassa di espansione di San Vito. È già un'area che attualmente potrebbe essere invasa dalle acque del Chianto, no? E che nello specifico verrebbe destinata
a contenere acque sia del campo sia dell'allegato, però con qualche problema collaterale, perché se si porta l'invaso a quota 35-50 si potrebbero accumulare 4,5 milioni di metri cubi, ma in questo caso, per esempio, l'autostrada che attraversa quest'area sarebbe, se non si adottano opportuni provvedimenti, sarebbe interessata dalle acque. Lo vediamo meglio in questa situazione. Ecco, questa è l'autostrada, e qui vedete indicate le opere necessarie per realizzare una cassa di espansione a quei limiti. Ovviamente quest'area verrebbe a funzionare in modo diverso da come funziona attualmente, perché sarebbe destinata ad essere allagata soltanto durante il passaggio dei colli di pieno, mentre attualmente mi sembra che venga invasa manovrando, e probabilmente manovrando delle volte la silvietta, quando invece si potrebbero lasciare andare le acque a valle, e poi quando arriva il colmo di piena la cassa è già piena e non può esercitare nessun beneficio. Questo però, questo intervento richiede di difendere l'autostrada. Autostrada che è un esempio negativo di cosa non si doveva fare, perché chi progettò questa autostrada non poteva ignorare la condizione del territorio che l'autostrada attraversava, no? L'autostrada è stata interrotta, è stata allagata, ma bastava fare quattro calcoli idraulici e noi già allora avremmo potuto renderci conto di questo problema. Per non allagare l'autostrada bisogna, o meglio, per andare al limite dell'allagamento dell'autostrada bisogna ridurre la capacità di invaso di questo serbatoio a circa 2 milioni di metri cubi. In questo modo noi saremmo al limite accettabile per l'autostrada, però 2 milioni di metri cubi probabilmente, anzi senza probabilmente, non sono sufficienti per moderare contemporaneamente le piene del campo e dell'allegato. Qui la necessità che si operi anche a Montebello Vicentino, come d'altra parte il piano prevede, realizzando un ampliamento di quell'invaso di 2 milioni di metri cubi destinato ad accogliere solo acque del campo. E per non mettere in croce l'Agno qua, a monte è necessario fare un intervento a Trissino per trattenere lassù le portate che altrimenti impegnerebbero eccessivamente il serbatoio di Montebello Vicentino. L'altra opera è quella prevista sul Tramigna, il quale è in questa posizione alla confluenza appunto con l'Alpone, ma diciamo la verità che questa è una situazione che si è determinata, o chi controllava era distratto, oppure non so cosa dire, no? Perché questo è il passaggio che era un tempo presidiato per delle porte vinciane. Che cosa capita come conseguenza della deviazione operata molto molto tempo fa del Tramigna, no? Portato a confluire dentro all'Alpone a monte di San Bonifacio, capita che quando l'Alpone è in piena le quote igrometriche dell'Alpone sono dominanti rispetto al Tramigna e ovviamente invadono il Tramigna e allagano per rigurgito Soave. Per evitare questo fu costruita una struttura attrezzato con paratoie che, quando il livello in Alpone si alzava oltre il limite consentito, automaticamente queste paratoie si chiudevano. Poi non si sa come queste paratoie siano sparite, chi le abbia fatte sparire, da di fatto che a un certo momento su queste paratoie non si è potuto più fare conto. E adesso questa è la paratoia moderna che presidia questo sbocco del torrente Tramigna dentro l'Alpone. Ma quando noi andassimo a chiudere questa paratoia per impedire che l'Alpone rigurgiti eccessivamente il Tramigna e quindi si allaghi come conseguenza Soave, quando noi andiamo a operare in questo modo, le acque del Tramigna devono essere trattenute, e queste acque possono essere trattenute in questo serbatoio di San Lorenzo, che ha una capacità di circa 800.000 metri cubi e che dovrebbe
questo serbatoio, essere in grado di contenere appunto la piena di questo torrente, consentendo al balcone di far defluire la propria piena, contemporaneamente permettendo al balcone di ridurre le sue quote idrometriche massime, e quando queste fossero al di sotto dei valori tollerabili della Tramigna, riaprire quella paratoia per consentire alla Tramigna di scaricare in alcune le acque che vengono da monte. Questa è una simulazione che mette in evidenza come la realizzazione della cassa di espansione di San Vito, ai valori che prima ricordavo per l'invaso, ai valori massimi di invaso che prima ricordavo, e la realizzazione di questo invaso di San Vito possa rendere capace il sistema di fronteggiare un evento di piena con tempo di ritorno centennale. Tutti questi interventi però richiedono tempo, oltre che soldi, per essere realizzati. A dire il vero, il commissario straordinario ha finanziato sia il bacino della Colombaretta sia il bacino di San Lorenzo. E io credo che questo sia opportuno, ma credo anche che sia necessario che questi due interventi vengano realizzati in modo coordinato, perché non sono indipendenti l'uno dall'altro. Quello che si fa a monte di Monteforte non è indifferente per quello che si vuole fare sul Tramigna all'Orbone, e perciò deve essere qualcuno che guarda con attenzione a come le due strutture vengono progettate. Quindi i soldi che gli hanno dati, c'è un progetto preliminare, deve essere fatto un progetto definitivo e poi un progetto esecutivo, e progetto definitivo e progetto esecutivo secondo me devono essere guardati con attenzione da parte degli organi che hanno il compito della sorveglianza. Però nel frattempo voi cosa fate? Nel frattempo dovete o raccomandarvi al Padre Eterno oppure imparare a convivere con la rubbione. Che cosa significa imparare a convivere con la rubbione? Ma significa secondo me essere coscienti dei problemi che vivete, che avete vissuto e che potrete vivere ancora, essere coscienti, sapere ciascuno che cosa deve fare in condizioni di emergenza e chi ha la responsabilità della gestione dell'emergenza. Gestire l'emergenza come si usa nel terzo millennio, non come si usava nel passato millennio o al tempo dei Romani. Perché purtroppo nella gestione dell'emergenza si crede ancora che conti e basti soltanto l'esperienza. E l'esperienza è un fatto sicuramente importante, ma oggi come oggi l'esperienza da sola non è sufficiente. È necessario che l'esperienza sia affiancata da strumenti che consentano valutazioni oggettive e che non lasciano spazio alle improvvisazioni. Perché con le improvvisazioni a volte si indovina e molto spesso invece si fa peggio. Ora, questa non è una novità, perché questi fatti sono dentro al famoso piano B. Quello delle opere sarebbe il piano A, e questo invece di saper convivere con le alluvioni è il piano B. Il piano B rispetto al quale ciascuno di quelli che sono stati coinvolti dai fatti di due anni fa, ma anche dai fatti del più lontano 1966, ciascuno di questi deve sapere comportarsi nel migliore dei modi. E cioè come? Innanzitutto bisogna cambiare la politica di pianificazione del territorio. Non si può più accettare che la pianificazione del territorio sia lasciata nelle mani di chi l'ha avuta nei decenni passati. Tecnici, esperti di tutto e quindi esperti di nulla, secondo me. Che cosa è importante o sarebbe necessario? Sarebbe necessario che qualsiasi
piano sia non sovrastrutturato rispetto al piano di riassetto idraulico del territorio, ma governato dal piano di riassetto idraulico del territorio. Non ha senso fare un piano di urbanizzazione del territorio se a monte non sta un piano di riassetto idraulico del territorio, perché dopo che io ho capito come si comporta il mio territorio potrò operare le scelte di dove insediarmi e di dove non insediarmi. Questo non è mai capitato nel passato, perché io ho più volte sfidato un sindaco a portarmi il suo piano di urbanizzazione del territorio e il piano di riassetto idraulico. Il piano di riassetto idraulico non esiste, non è mai esistito. Mentre i piani di urbanizzazione del territorio possiamo portare esempi a bizzeffe, no? Poi fa parte del cosiddetto piano B non subire passivamente le alluvioni, ma saperle gestire. E questo vuole anche dire arrivare al punto di mettere sotto acqua una parte del territorio meno pregiata per difendere una parte invece più importante del territorio. Ovviamente qui stiamo facendo ragionamenti di carattere economico, perché le vite devono essere comunque salve. E poi, come dicevo prima, gestire le fasi dell'emergenza come si dovrebbe fare nel terzo millennio, insomma. E qui esistono modelli che sono in grado di prevedere le piene partendo dalle precipitazioni. Esistono modelli che sono in grado di far propagare le piene sul reticolo idrografico. Esistono modelli che sono in grado di dirci come eventuali onde di sommersione che si producessero per insufficienza delle arginature nel contenimento della piena o addirittura per, come conseguenza di una rotta arginale, questi schemi ci dicono come le acque si diffonderanno sul territorio, e quindi sono queste informazioni cruciali per poter dire a ciascuno che cosa deve fare in caso di emergenza, perché ciascuno deve essere educato, istruito a come comportarsi. Gli olandesi, quando hanno i loro problemi, devono trattenere non l'Albone ma un fiume che si chiama Reno, e ciascuno di loro sa che cosa deve fare quando scatta la fase dell'emergenza, sa dove deve portarsi, sa dove deve rifugiarsi, e l'esercito gestisce l'emergenza, e lo gestisce con i criteri di un comando che non ammette eccezioni né obiezioni, perché è il generale che comanda e tutti gli altri eseguono. Qua invece sono tutti che comandano e nessuno che esegue. Tutto questo sarà possibile, certo che è possibile, purché tutti noi cambiamo atteggiamento rispetto a questi problemi. E per cambiare atteggiamento innanzitutto bisogna essere coscienti che abbiamo dei problemi, perché se li ignoriamo questi problemi mai saremo in grado di affrontarli e di risolverli. Purtroppo quello che è capitato nel 66 non è servito a niente. C'è stata attenzione per qualche tempo, ma dopo inesorabilmente questa attenzione è scemata e il risultato è stato che non si è fatto di fatto niente. Oggi sarà così, ma io che ho vissuto quella piena, perché l'ho vissuta sulla mia pelle essendo bellunese, ma poi l'ho vissuta nelle fasi successive, quando inizialmente c'era un entusiasmo e un'intenzione di fare che a me sorprendeva. Vabbè che io non ero allora esperto conoscitore degli uomini, non sapevo che gli uomini potevano anche mentire, e dopo l'ho capito. Ma insomma, detto questo, che cosa è capitato? È capitato che a quell'entusiasmo non è seguito niente. Allora, anche qua, qualche tempo nei giorni dell'alluvione e subito dopo abbiamo vissuto un grande entusiasmo. L'importante sarebbe che questo interesse non scendesse, perché se scende l'interesse noi tra 50 anni saremo qui a ripetere le stesse cose. E allora che cosa è necessario che capiti secondo me
forse io non dovrei dire queste cose, ma tanto, siccome sono uno scostumato, le dico lo stesso. Bisogna che la classe tecnica della pubblica amministrazione sia all'altezza dei problemi che deve fronteggiare. La classe tecnica a cui fa riferimento l'amministrazione deve essere assolutamente preparata a fronteggiare queste questioni. Il controllore deve essere più bravo del controllato. E noi invece viviamo in una società in cui il controllato fa il controllore di se stesso e decide e spinge per decidere nella direzione che più gli conviene. Questo dovrebbe poi capitare, che i portatori di interessi particolari la smettano di farci credere che i loro interessi coincidano sempre e comunque con gli interessi della collettività. A volte può anche capitare, ma molto spesso non capita, perché l'uomo è fatto a modo suo.